3 giorni in un albergo di Piazza Garibaldi e poi? Questo è quanto si chiedono le 40 famiglie sgomberate 2 giorni fa dal civico 1 di via Domenico di Gravina, nel quartiere Mater Dei, a causa della rottura di una tubatura che ha causato la lesione del palazzo e alcune voragini in strada. Tecnici ed operai del comune al lavoro costantemente, ma il destino delle famiglie sgomberate rimane per ora un mistero. I residenti aspettano una risposta che però non è ancora arrivata. Loro a questo hotel Cavour a Piazza Garibaldi, non ho capito neanche il posto preciso perché non è zona mia, io non lo conosco, quindi non lo so. E poi c'è stato risposto, oppure vi arrangiate a modo vostro, parole proprio questo, vi arrangiate a modo vostro. Poi dopo un po' è uscito quest'altro hotel, Sirius, Zeus, non l'ho capito, a Viale Augusto, a Fuorigrotta. Abbiamo chiamato i vigili del fuoco alle 2 per una buca che si è aperta, sono arrivati alle 4. Non hanno, dopo che ci hanno sfrattato non hanno fatto un censimento delle famiglie che c'erano dentro, quindi non sapevano nemmeno chi c'era dentro. Il problema è dovuto agli enti pubblici e gli enti pubblici ora ci volevano mandare a casa, non so se hanno trovato una sistemazione, ma comunque siamo stati 2 giorni in mezzo a una via, sotto all'acqua, sotto il sole, senza che ci abbiano dato acqua. Ora forse si sono degnati di prenderci una bottiglina d'acqua, quindi di conseguenza siamo rimasti abbandonati.